siamo qui alla conclusione di questa prima giornata dedicata ad un'analisi di quello che sarà la programmazione 21-27. Sue osservazioni su questa prima giornata? Una giornata atipica rispetto a quello che è sempre accaduto, nel senso sì, c'è un ciclo di programmazione, la si scrive, ma qui oggi c'è stata la testimonianza di tanti attori che nel tempo erano stati coinvolti in una fase, diciamo, proprio di costruzione. È ovvio che vanno attualizzate rispetto anche alle ricette che il governo nazionale, rispetto a questo dibattito c'è in Europa che è essenziale sul tema dei recovery fund. Noi proviamo a programmare, abbiamo fatto in queste ore del Covid e post-Covid risorse non spese, ma soprattutto vorremmo impiegare con un cronoprogramma certo, dove la deviazione che ha sempre caratterizzato la programmazione dei fondi europei è sempre stata invece molto straordinaria e poco oculata, una serie di obiettivi importanti, cioè concentrare le risorse dei diversi comparti di questa regione, quindi dalla formazione al lavoro, al turismo, all'internazionalizzazione, ai lavori pubblici, all'agricoltura, in modo che possiamo dare modelli di riferimento di come una Calabria cambia. Molto spesso si discute, ha fatto bene la Presidente che ha fatto il sunto di questa giornata, di quanto ci sia negativo in questa terra rispetto a alcune problematiche, ma altrettanto troppo spesso sia dall'interno ma soprattutto dall'esterno non si focalizza il vero valore di questa terra, che tanto che esiste a prescindere dalla politica. Noi vorremmo accompagnarlo, vorremmo, rispetto alla nostra Vuelta a Shang, insomma rispetto alla nostra visione, c'è stato un confronto anche con la minoranza, dare un taglio che sia obiettivo, oggettivo, e possiamo dire che per una volta, insomma, in questo post-Covid la natura ci restituisce un'Italia un po' rovesciata. E si parla tantissimo di South Working, si parla tantissimo di opportunità, noi su questo vorremmo attrarre anche chi fa investimenti, chi produce lavoro vero, che è il tema centrale per questa terra dove si è prodotto in tanti anni tanto lavoro finto o lavoro nero. E quindi in poche parole, facevo l'esempio poc'anzi in un'intervista, basti pensare in un esempio plastico con l'Emilia Romagna, si parla tanto della regione che ha 800 km di costa, noi abbiamo arredito soltanto 100 chilometri, quindi il vero lavoro dei lidi, insomma, dell'accoglienza, dove si produce, diciamo, in una giornata manca, stranamente manca. Quindi su questo ritardo, per quanto riguarda le tematiche che affronto tutti i giorni, quindi il turismo con la Presidente e con i colleghi, e provare a mettere a reddito in questi 5 anni, non dico tutti gli 800, ma almeno la metà, almeno 400. Quindi si deve pensare investimenti, migliorare per avere un target di presenze diverso anche i nostri servizi che esistono, e costruire tutto quello che rappresenta innovazione e modernità. Quindi in poche parole essere impegnati 11 ore al giorno, faticando come si dice dalle nostre parti, avendo le persone giuste nei posti giusti. Indubbiamente la Presidente è riuscita un po' a trarre l'attenzione sulla regione, ad accendere un po' i riflettori anche con quel mezzo strappo che ha voluto dare a pochissimi giorni dalla fine del lockdown, volendolo un pochino anticipare. Ecco, una sua battuta su questa, diciamo, su questi riflettori che si sono accesi sulla regione e come possono mantenersi sempre belli vivi. Sì, quello è stato l'elemento di rottura sul piano culturale. Per me, per noi, insomma, per i calabresi che hanno studiato, che hanno visto mondo, insomma, che non si sentono inferiori nel contribuire alla crescita di questo paese, perché se non riparte il sud non riparte neanche l'Italia complessivamente, quindi ha difficoltà anche quel nord produttivo che abbiamo imparato a conoscere, c'è, dicendolo con forza, noi non vogliamo morire andranghetista a strascico, io l'ho ripetuto più volte, c'è molto spesso una sottovalutazione, una banalizzazione di un problema che esiste, che è mondiale, italiano, che ha radici culturali purtroppo in questa terra. È ovvio che in quel momento, quando la Presidente rilancia, avendo fatto noi sacrifici come con un grande senso civico della popolazione, c'è stata sicuramente fortuna, ma anche grande, pur avendo una sanità non attrezzata, grande attenzione a mitigare l'infezione, a tenere dati corretti, tant'è che oggi la Calabria risulta una delle destinazioni principali e abbiamo prenotazioni importanti anche ad agosto, quasi all'80-90%, vuol dire che abbiamo salvato una stagione, e lì c'è tutto l'orgoglio, non stupido dell'annuncio, ma di dire: se un DPCM ha aperto le cucine dei ristoranti e dei bar, avendo 148 abitanti per chilometro quadrato, avendo un grado di infezione che può essere controllato e mitigato, non vedo difficoltà a poter dire che li posso servire all'aperto in questo luogo dove c'è il sole parecchi giorni all'anno. Quindi non era una provocazione
interrogazione, era un dato di fatto di chi per una volta dice noi vogliamo lavorare, noi vogliamo, non sbagliamo, vogliamo raccontare la vera Calabria che esiste, perché molto spesso la buona notizia non è una notizia, nel senso fa più audience la cattiva notizia. Noi siamo stanchi di essere rappresentati sempre soltanto con le cattive notizie che esistono a diverse latitudini, vorremmo sottolineare questa voglia, questo entusiasmo, questo scatto di orgoglio, se vogliamo, generazionale, che non è piagnone ma che è finalmente identitario e che sa qual è lo spazio che ci tocca. Cioè essere, lo dico in uno slogan, il giardino d'Italia e d'Europa che nemmeno la Cina può copiarti, per cui le nostre produzioni che hanno un markup e un valore aggiunto differente, che magari non entrano nella grande distribuzione perché non possono essere strozzate sul prezzo, troveranno un posizionamento, stiamo ragionando così in termini di internazionalizzazione, su mercati maturi, su mercati non affollati, così come le nostre coste, anche i nostri monti sono una dimora che proprio oggi, diciamo, sia l'errore della globalizzazione ma anche questa micidiale presa di coscienza che è il Covid, per cui quei grandi centri agglomerati urbani, c'è tanta gente che scoprirà quanto sarà bello lavorare in Calabria, alle 7 magari fare kitesurfing a Gizzeria e una passeggiata. Questo è uno stile di vita non da sognare, a portata di mano, dobbiamo renderlo disponibile per tutti, non solo per i calabresi ma chi vorrà scegliere la Calabria come scelta di futuro e di lavoro per la propria vita. E un'ultima battuta sui tavoli di domani. Domani ci saranno 7 tavoli di lavoro, sono dei tavoli tecnici dove si incontrano associazioni, imprese e rappresentanti, stakeholder delle varie tematiche. Se non sbaglio lei coordinerà un tavolo di questi. Ci vuole un pochino anticipare così un po' le linee che lei intende portare avanti in questo coordinamento? È un tavolo, il mio, che è anche molto trasversale alle materie degli altri tavoli e quindi degli altri colleghi. Noi vorremmo pensare a questa terra proprio con queste idee, il progetto dell'acceleratore di sviluppo, di chi concentra 30-40 milioni in un'area e la vede cambiata già fra un anno senza attendere cambiamenti a lungo periodo, se non ti si stimola l'idea che questa terra può essere perfetta nei servizi, perfetta nei trasporti, al di là delle infrastrutture e dei collegamenti, quindi questa è la traccia. Siamo pronti a raccogliere da parte del partenariato economico e sociale tutte le proposte che vogliono correggere in positivo, in negativo, emendare insomma la nostra visione, renderli protagonisti e dire anche a loro una cosa. Noi abbiamo scoperto in questa grande difficoltà dove l'Emilia Romagna, cioè quell'organizzazione imprenditoriale dove 3 sigle rappresentano magari tutti gli albergatori, tutti i balneari, ha dettato linee guida del governo. Noi, io l'ho fatto in questa settimana, lo farò anche domani, chiederò a tutti di essere sempre più rappresentativi, cioè quindi alle singole aziende di associarsi a qualsiasi sigla vogliono associarsi per costruire un sistema che funziona. L'Emilia Romagna così com'è, perché è giusto avere a modelli cose che funzionano, la puoi portare sulla luna e funzionerebbe anche senza mare per come è organizzata. La Calabria deve tendere a questo, sapendo, avendo ben cosciente quali sono le nostre opportunità, perché non bisogna fare neanche voli pindarici, fare cose semplici, essenziali e ringraziare anche quella Calabria che resiste ed esiste nonostante la politica, perché molto spesso la politica, la burocrazia, i ritardi, lo Stato nazionale che non funziona ha rappresentato il vero grande ritardo di un entusiasmo di generazioni che non vengono più a chiederti, come accade una volta, che cosa posso fare, c'è un posto in regione. No, l'opportunità di investire, di essere sostenuti, io l'ho fatto anche stamattina incontrando le BCC, le banche che giocheranno un ruolo importante insieme ai grandi player nazionali. E, insomma, si lavora qui come si lavora a Dubai, a Milano e ci sono calabresi pronti per farlo.